sono dimenticato di mettere le quattro frecce, porca puttana, mi sono dimenticato. Va bene così, andiamo a fare colazione, che siamo italiani. Ecco qua il barino, cazzo. Ecco il barino che non conosciamo. È la prima volta che veniamo in questo bar qua. Ciao, buongiorno. Mi dai un pezzo dolce da portare via? Un pezzo dolce da portare via. Anzi, dammene due, dai. Dammi la mela e una ricotta. Fai anche un caffè lungo, per favore. Caffè lungo? Sì. E un chiedino di acqua frizzante. Che bello. Bel bar, eh? Fammi vedere che non arriva nessun camion, che sento che mi passano davanti dopo, cazzo, eh? Aprite presto qui la mattina? Sì, sì. È tranquillo qua, eh? Tu, tranquillo. Da quanto tempo sei aperto? Da quanti anni fai questa mestiere? 26 anni. Ma è sempre qua, eh? Sì. È buono. A quanto ti devo, scusami? Aspetta. Grazie, eh? Perché sto con la paura che se mi passa un camion davanti. Mi sono fermato lassù, sai, perché non c'era spazio per fermarsi con il camion. Mi rubo al posto e poi devo perdere mezz'ora in più stasera a lavorare, capito, se mi passa davanti. Mm-hmm. Buon lavoro, grazie. Ciao. Scappiamo subito che arrivano i cornuti di Livorno. Arrivano i grandi cornuti che vogliono passare davanti a me, cazzo, no, eh. No, fra, non si fa così, eh. Mi sono svegliato io alle 5 del mattino per farmi rubare il posto dei cornuti di Livorno, no, fra, eh. Prima scarica Pietro. Poi arrivate voi, eh. Ah, è bello, 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 bello. Ma avuto paura, ma avuto per il pulmino dietro, cazzo. Ma è un pulmino dei bambini, non è un camion. Sì, pensavi che fosse successo di nuovo, eh? Pensavi di entrare su un video di Pietro e di commentare a cazzo di cane come al solito, no? Per sfogare la tua frustrazione e la tua vita di merda, no? Vieni qui, commenti il video di Pietro, ecco, l'hanno licenziato un'altra volta, sono contento, facciamo un commento cattivo. La mia domanda è questa qui, perché non andate sul canale di Vincenzo Scostomato, tutti quanti, questi che scrivete commenti di merda, va bene, poco costruttivi? Commenti poco informati, perché non vi guardate nemmeno tutti i video, tutto il video, tutto completo, no? E scrivete sotto ai commenti di Vincenzo Scosumato, lì nella sezione commenti di Vincenzo, cominciate a scrivere bel camion, bel camion, bel camion, così come delle pecore, capito? Come un gregge di pecore, andate lì, vi guardate solo sui big camion e lasciate stare me in pace con i miei iscritti che mi vogliono bene, va bene? E andate lì dal canale di Vincenzo e Tracker Bafo e fate i complimenti ai loro camion. Vi guardate lì, i 770, i 660, queste robe qua, va bene? Andate su questi canali qua e lasciate stare quello che succede a me nella mia vita per la strada, tutte queste robe qua. Questi non sono contenuti per voi, va bene? Questi sono contenuti per gente che fa i camionisti, che sanno che il mondo dei trasporti comporta purtroppo certe cose, va bene? E non ci sono bisogno di maestri. Dopo 5 anni che ho fatto questo lavoro qua, non ho bisogno del maestro che si guarda 30 secondi di video e poi si mette subito a sparare cazzate, va bene? Ovviamente senza mancare di rispetto a Tracker Bafo e a Vincenzo, va bene? Che in questa storia qui non c'entrano niente, però magari fanno contenuti più per voi così, di gente perfetta, di persone perfette che lavora in maniera perfetta, capito? Non sono persone come me, sono persone come voi, più simili a voi. Quindi se sono più simili a voi dovreste seguire di più loro che me. E andare lì a mettere tutti i cuoricini vostri e il vostro sostegno e magari gli mandate anche 5 euro per le lampadine, se mettete delle lampadine nuove, no? Fate un po' i ragazzi presenti, i ragazzi con il cervello.
Eccoci qua, signori, il carrista che mi deve scaricare e poi è arrivato anche il ragazzo dietro di me dopo 5 minuti che sono arrivato io, quindi abbiamo appena fatto in tempo di fare la colazione, quindi tutto a posto, dai. Scarichiamo e continuiamo la giornata di lavoro. Quindi signori, per farla breve, va bene, ora siamo qui a scaricare le bobine che abbiamo caricato lassù a Pietrabuona, a Pescia, va bene. E per farla breve, questo è il messaggio che mi ha mandato il mio capo ieri sera, va bene. Non sono tutti i capi come li abbiamo visti in passato, che ti danno la colpa a te perché bruci la frizione, va bene. Ci sono capi che ammettono i loro sbagli, i loro errori. Difatti il mio capo sapeva di questo problema qui del camion, va bene, si era già presentato questo problema qui. Quando gli si è presentato a lui però non gli si era forato la gomma, va bene, quindi lui mi ha fatto solo i complimenti perché sono stato bravo a spostare il camion dall'autostrada, perché qua, come qualcuno aveva scritto nei commenti, avevamo fatto 9 km di coda a Chiesina Ozzanese. Quindi lui è stato bravo perché gli ho fatto, cioè è stato bravo, mi ha fatto i complimenti perché non ha dovuto mandare il carattrezzo, perché se mandava il carattrezzo probabilmente erano 1000 euro di spesa, probabilmente così a botta, va bene. Quindi detto questo, non mi ha fatto pesare niente, mi ha chiamato subito dopo che è successo e le ho fatto vedere. Io avevo paura quando sono andato sul piazzale, ovviamente, perché non sapevo la sua reazione. È 10 giorni che lavoro, quindi che ne sai come la prendi, che ne sai, che tante cose, no? Ho pensato a 10.000 cose, ho pensato, va bene, ieri sera quando mi ha detto vieni sul piazzale a portare il camion, va bene. Quindi invece era proprio contento del mio operato, perché sono stato in grado di annullare il soffione, cioè la gomma si era rotta, va bene. Poi il video completo lo postiamo settimana prossima con tutti i sei ma del caso, va bene. Quindi la gomma si era, abbiamo forato la gomma in mattinata, non ce ne siamo resi conto, abbiamo camminato così. Io vedevo che il camion andava male, capito, però non sapevo a cosa era dovuto, e ero carico 400 quintali di cellulosa, va bene, vabbè, 300 quintali, 280 quelli che sono, il resto è la motrice semirimorchio, va bene. Quindi non avevo capito che il camion aveva un problema grosso sotto, va bene, non avevo capito, anche se i segnali li mandava. L'ho capito solo verso sera, quando andavo a Chiesina Ozzanese a scaricare sopra a Pescia, va bene, perché facciamo l'uscita di Chiesina Ozzanese per andare sopra a scaricare a Pescia, perché il camion è diventato tutto rosso, il bordo del camion, i computer sono diventati tutti rossi perché perdeva aria, va bene. Una delle poche spie intelligenti che ci sono su questi camion qua sono quelli dell'aria, va bene, le altre spie non si sa. Quindi abbiamo visto questa cosa qui molto tardi, dobbiamo essere onesti, l'abbiamo capito tardi. Io vedevo che il camion tirava male, capito, però sia come sia a Chiesina Ozzanese sono rimasto senza frenamento, sono entrato dentro un casello, ho attivato i retarder, va bene, 200 metri prima del casello, prima dell'uscita della corsia di decelerazione che si fa per uscire dall'autostrada, abbiamo attivato il retarder, siamo arrivati con 50-55 km orari così dentro la corsia di decelerazione, e a metà corsa del freno si era bloccato il freno e non frenava più, mi sono un po' spaventato, no? Poi arrivato proprio davanti al casello, camion morto, senza aria, senza nulla, coda dietro, il panico generale, problemi con la mia scheda, va bene, problemi con la mia scheda, che parleremo in futuro di questa cosa qui del lavoro, ma chi fa parte del nostro mestiere sa che o arrivi a casa alle 10 di sera o ti sgari qualche pausa, va bene. Poi il discorso pausa ne parliamo un'altra volta, che poi se ti beccano alla fine sono 50 euro 80 euro, non è come il discorso dell'impegno, che è più pericoloso l'impegno, va bene, se ti beccano che hai sforato l'impegno è molto più pericoloso, no? Quindi alla fine ho deciso io di non fare questa pausa qui mentre andavo a Livorno, e tante cose, va bene. Poi ti si blocca il camion davanti e
Ovviamente c'è la paura che arriva la polizia, che ti fa un'altra volta multe e robe, no? Il lavoro è questo, va bene? Il lavoro è questo. Non mi hanno licenziato, va bene? Non mi hanno, anzi, mi hanno fatto complimenti.